Onorevole Baldino, sulla questione dei prezzi, dei tassi e anche quello che diceva il direttore in merito al fatto che il reddito di cittadinanza sarebbe stato comunque a un certo punto insostenibile anche se voi foste ancora al governo. Qui c'è un governo che non sta affrontando i problemi reali e chiedo scusa, io sento parlare di quello che ha fatto il 5 Stelle al governo. Il 5 Stelle al governo si è assunto delle responsabilità, ha fatto ciò che aveva proposto in campagna elettorale, ha introdotto una misura di sostegno alla povertà che esisteva in tutta Europa e oggi dobbiamo dire una cosa, che il nostro è l'unico paese europeo che oggi non ha più uno strumento di sostegno universale alla povertà. Io quindi piuttosto che parlare del 5 Stelle vorrei parlare di quello che questi partiti che oggi governano vogliono fare, perché io non ho capito qual è la loro idea. Rispetto alla social card è una beffa per i cittadini, perché noi stiamo parlando intanto di un bonus introdotto da parte di un governo che quando c'era la pandemia e quando veramente bisognava sostenere le persone in difficoltà in un momento difficilissimo a livello sanitario, economico, internazionale, insomma, tuonava contro i bonus, oggi introduce un bonus una tantum sulla base di una lotteria. I comuni chiamano attingendo da una lista delle famiglie per ottenere questo bonus una tantum per acquistare delle cose che il governo stesso gli consiglia di acquistare. Cioè, perché prima la collega parlava di occupabili accompagnati al lavoro, ma come li volete accompagnare al lavoro? Avevate promesso corsi di formazione che non sono mai iniziati e non si vede l'inizio di questi corsi di formazione. Allora, quindi non ci sono, mancano i decreti attuativi, hanno annunciato ieri il governo ha annunciato un cambiamento nell'inizio dell'assegno dei 350 euro per i cosiddetti occupabili, che altro non sono che disoccupati, adesso li avete rinominati, perché non avete fatto i decreti attuativi, quindi non si può più andare avanti. Onorevole Baldino, faccia replicare l'onorevole Chelani. Ultimamente volevo solo sottolineare che un esponente di primo piano dei 5 Stelle alcuni anni fa si è affacciato da Palazzo Chigi dicendo abbiamo sconfitto la povertà, ma si rende conto della stupidità di questa dichiarazione? È l'unico argomento che avete. Auguri. Le misure che questo governo sta attuando per le famiglie e per le imprese. Allora, onorevole Baldino, se permette, replico. Guardi, di accuse ne abbiamo sentite tantissime, soprattutto in campagna elettorale, chiaramente, ma da quando il reddito di cittadinanza è in vigore, però ce n'è una, un claim che abbiamo sentito tante volte, anche in questo studio io l'ho sentito tante volte, ossia che il 5 Stelle avrebbe dato un assegno vitalizio ai fannulloni e avrebbe dato, insomma, assistenzialismo diffondendo una cultura sbagliata. Oggi invece dallo stesso governo, che è evidentemente in difficoltà per come ha trattato le famiglie che hanno bisogno di un aiuto da parte dello Stato, invece ci viene a dire che era una misura a termine. Quindi decidiamoci, o era una misura a vita che avevamo dato prima, che questa era la critica che ci veniva mossa, o era una misura a termine. La verità è che si stanno arrampicando sugli specchi. Ho sentito dire che era insostenibile economicamente il reddito di cittadinanza per questo governo. Guardi, come allocare le risorse è una questione politica, è una scelta politica, è una questione di priorità politiche. Io posso anche accettare che per il governo il reddito di cittadinanza aiutare le persone in difficoltà sia economicamente insostenibile, però non posso accettare che contemporaneamente questo governo pianifica spese militari per oltre 4-6 miliardi che cubano tre volte il taglio del reddito di cittadinanza. Baldino, cioè, con una mano stanno togliendo onorevole. I poveri e con l'altra mano stanno comprando armi. Allora, armati, vorrei sentire l'onorevole Chelani. Carri armati Leopard dalla Germania. Allora, che nel nostro contatempo italiano. Perché allora, loro valgono Baldino, di meno delle la collega la povertà che loro avevano, come si diceva, annunciato da un balcone di voler abolire, non si abolisce con i redditi di cittadinanza o con i sussidi a pioggia o con i bonus o con i super bonus. Con i salvacondotti si abolisce, o meglio, si tende alla sua abolizione con un'economia virtuosa. Quindi con la cultura del lavoro. Direttore Pionati, Antonello Caporale. Io volevo solo ricordare che qualche giorno fa il presidente Mattarella ha formulato un monito.
Allora, la linea della onorevole Baldino si è interrotta. Il reddito di cittadinanza non è un vitalizio, è un'opera che è lo Stato che ti dice fino a che non trovi lavoro io ti sono vicino. E questa misura è stata fondamentale anche sul periodo per il periodo pandemico che abbiamo superato, e forse se non si è superato, se si è superato senza scontri sociali come è successo in altri paesi, forse lo si deve anche un pochino al reddito di cittadinanza. Io vorrei che ogni tanto qualche merito a questo reddito di cittadinanza sia dato. Io credo che ci sia in atto un'opera di macelleria sociale per furore ideologico, semplicemente perché il reddito di cittadinanza è stato fatto dal Movimento 5 Stelle nella scorsa legislatura. Ed è il vero dramma, non nasce dalla cancellazione di una misura, ma dal fatto che non c'è nessuna programmazione su come una misura si supera. E questo l'abbiamo vissuto anche con i crediti incagliati del super bonus. Loro certo. Cancellano, non si sa dove vanno a finire questi soldi, perché sulla benzina no, e su opzione donna è stata cancellata. Non vedo altre misure se non la produzione di armi, lì investimenti economici ne facciamo. E non c'è nessuna programmazione per superarlo. Chiudo dicendo una cosa. Il 6 febbraio, in collegamento, c'era Rizzetto e qui c'era Gubitosa, proprio all'aria che tira. E Rizzetto, presidente di Fratelli d'Italia, diceva: non vi preoccupate perché i corsi di formazione partiranno. E caro Gubitosa, qui c'era Gubitosa, se non partiranno i corsi di formazione vorrà dire che i percettori del reddito cittadinanza continueranno a prenderlo. Ecco, non è partito né il corso di formazione, non è partito nulla, e i percettori del reddito cittadinanza hanno perso, certo, hanno perso il reddito. Ecco il modo loro di governare. Un flash, in un Silvestri. Flash molto veloce. Allora, il reddito cittadinanza andava migliorato. Il reddito cittadinanza, come tutte le grandi riforme, è fatto per essere migliorato. Tutte le grandi riforme si fanno, si aspetta che impattino sulla realtà e poi si modificano. Sui centri dell'impiego, alla signora voglio dire una cosa, i centri dell'impiego non esistono. Noi avevamo dato soldi alla Regione Sicilia per assumere 1.246 persone in 3 anni per migliorare i centri dell'impiego. Musumeci, ex presidente, di questi ne ha assunti 0. Quindi, ed è stato premiato, è stato fatto ministro. Cioè, uno che ha assunto 0 persone e aveva la disponibilità economica per assumerne 1.200 è stato premiato e fatto ministro. Ultimo flash. È vero, ci sono, come tante cose in Italia, ci sono chi ne abusa. I percettori del reddito cittadinanza impattano sullo 0,8% delle truffe che vengono fatte a questo Stato, che sono 34 miliardi. La maggior parte sono appalti, subappalti. Certo. Perché allora non si fa una commissione d'inchiesta su quello, mi chiedo io, e ci si accanisce contro lo 0,8 dati Guardia di Finanza? E questo è il punto. Detto questo, io credo che ci sia un grande vincitore da questa misura, da questa correzione che ha fatto la Meloni togliendo il reddito di cittadinanza, e sono gli usurai e le mafie. Perché quando tu togli, quando tu prendi una persona che ha poco, gli togli quel poco, torna o a lavorare a nero o va nelle mani di un usuraio. È questo l'effetto della realtà. Poi possiamo raccontarci come ci pare, ma la fotografia di un paese, di una persona che ha poche centinaia di euro per mettere a tavola delle cose, un padre di famiglia quando non ce l'ha, non si pone il problema etico, risolve la situazione. È questo quello che succede. Ed ecco perché abbiamo fatto il reddito di cittadinanza. Questo era uno dei motivi. Certo. Ed era uno dei motivi per il quale dalle intercettazioni emergeva che alcuni boss dipingevano come il reddito di cittadinanza un freno a questo. E questo è il vero problema degli effetti. Non ci preoccupiamo dei partiti che adesso si sta facendo questa propaganda dei partiti che soffiano sul vento. Il 5 Stelle non soffia su nulla. Al limite il vento lo ha arginato, sia della violenza in questo paese che degli effetti delle misure dei precedenti governi. Cerchiamo di concentrarci su quelli che sono gli effetti di togliere il reddito di cittadinanza in zone dove non ci sono alternative se non quelle che ho appena detto. Quel provvedimento nacque con un obiettivo preciso: far finta che si volesse trovare lavoro alle persone, e in realtà si voleva soltanto un sussidio. E di nuovo, il sussidio è talmente risibile che non c'è una persona al mondo che possa campare con quei soldi. Come fa a campare? Aggiungendoci accanto il lavoro nero. Questo, Silvestri, chiaro, devi essere
onesto, cioè, non riusciva a campare con quei soldi pensa senza. Sì, ma questo significa, io questo quindi adesso l'ho detto fa due lavori neri, non uno secondo il tuo ragionamento. Io questo l'ho detto all'inizio, le soluzioni se si vogliono si trovano, però diciamocela tutta, al Movimento 5 Stelle interessava dare i soldi per avere in cambio i voti. Allora, questo non te lo permetto. Poco tempo. Andiamo intanto dal sindaco di Catania, così risponde a Rizzo e poi vado da Silvestri. Ci mancherebbe assolutamente. Io, se c'è una cosa che adoro, sono le opere di distrazione di massa. Questo è bellissimo, come hanno fatto adesso con la commissione d'inchiesta su Tridico. Quando c'è un problema si cerca la frase ad effetto per distrarre la massa. Normalmente quando si fa un programma elettorale lo si rispetta. Il Movimento 5 Stelle aveva promesso di fare l'anticorruzione, il reddito di cittadinanza, e l'ha fatto. Beh, Fratelli d'Italia aveva promesso di abolire il reddito di cittadinanza e ci ha messo mano. Perfetto, aveva promesso anche di mettere un blocco navale e è raddoppiata l'immigrazione. Quella cos'è allora? Voto di scambio. Aveva promesso di togliere le accise. Aveva promesso di togliere le accise, ha tolto lo sconto per le accise e adesso, chi va in vacanza deve pagare di più, e quindi avendo una tassa sulle vacanze, perché questo è quello che succede. Non c'entra nulla, il Movimento 5 Stelle ha fatto il reddito cittadinanza perché dal suo DNA c'è quello che nessuno deve rimanere indietro e se c'è qualcuno in difficoltà lo Stato gli deve essere vicino, semplicemente questo al netto delle frasi. Ci dobbiamo fermare. Ok, ma io riparto da qui e le chiedo, va reintrodotto il taglio alle accise in questa fase? Tra l'altro era un punto del programma della Meloni, no? Ce li ricordiamo tutti i video della Presidente Meloni che diceva, prometteva che tra le prime operazioni del suo governo era quello del taglio alle accise sui carburanti. Invece adesso vediamo che il prezzo della benzina scende, il greggio scende, tuttavia però la benzina per i consumatori aumenta, e quindi questa speculazione da parte del governo, cioè che continua a fare cassa sulla benzina in un periodo tra l'altro particolare, perché sappiamo tutti che questo è un periodo con le famiglie, molte famiglie italiane, quelle che se lo possono permettere stanno partendo, e quindi questa spesa, questi rincari vanno a gravare sulle famiglie, non solo, ma vanno anche a gravare sui prezzi dei beni di prima necessità, cioè quei beni che vengono trasportati su gomma. Quindi è evidente che questo rincaro si ridistribuisce sul ceto medio e sulle fasce più deboli. Ma guardi, innanzitutto la strada principale è quella di evitare che ci sia il negazionismo del cambiamento climatico. Mi lasci dire, il ministro Frattini proprio dai salotti di Sky ha lanciato una domanda del tipo: lui non sa se il cambiamento climatico dipende dall'uomo o meno. Allora invece bisogna prendere atto del cambiamento climatico, bisogna prendere atto del fatto che noi siamo all'interno di un'inflazione climatica, cioè un'inflazione che si genera per via del cambiamento. Ecco, sulla proposta di Prandini di fare squadra, anche opposizione, allora chiedo rapidamente a Santillo cosa ne pensa, poi passiamo ad altri temi. Ma guardi, assolutamente d'accordo per fare squadra, nessuno ha detto che non vanno dati i fondi per la sostenibilità della filiera agroalimentare. Qui si sta dicendo un'altra cosa, sono stati distratti 1,3 miliardi di soldi per il contrasto al dissesto idrogeologico. Se noi vogliamo combattere quelle siccità, quelle alluvioni, quelle frane, vogliamo che vengano inondati di meno i campi agricoli, allora c'è bisogno di intervenire. Poi proprio sull'agricoltura, mi scusi, il ministro Patuanelli, l'ultimo ministro prima di questo governo Meloni, ha fatto tanto con l'agrovoltaico, con misure strutturali come transizione 4.0, investimenti nell'agricoltura 2.0. Ci siamo d'accordo. Però questi soldi, sostenibilità della filiera agroalimentare, contrasto al dissesto idrogeologico, vanno spesi e spesi bene. Pensiamo che oggi, 2023, noi con questo governo abbiamo speso 2 miliardi sui 33 previsti fino al 2023. Voglio ricordare che oggi, mercoledì 2 agosto, è l'overshoot day, cioè noi oggi abbiamo consumato l'intera umanità le risorse naturali che ci servivano per l'intero anno. Quindi occorre intervenire, ma subito, non con i problemi della terza rata che slitta, la quarta che arriverà. Stiamo ad un avanzamento dei soldi della spesa del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di 2 miliardi su 33. Fate presto e fate bene.
voglio collegare alle parole del collega Garavaglia, che tra l'altro è una persona intellettualmente onesta, quindi io diciamo mi collego alle sue parole. Da professionista qual è? Quando Garavaglia dice ci sono persone che non hanno un contratto nazionale e per quelle va bene il salario minimo, lui conferma quindi che in Italia c'è un salario minimo per quelle persone là. Quindi nel momento in cui tu dici c'è una piccola parte di italiani che sono fuori contratto, quindi già di per sé stai dando diciamo un ok al salario minimo. Poi però andiamo sui contratti nazionali. Quando dice ci sono dei contratti poveri, lì noi dobbiamo iniziare un po' a sviscerare e parlare nel tecnico di ciò che succede. Cioè i sindacati, esistono dei sindacati di riferimento nazionale che firmano dei contratti importanti, che sono metalmeccanici, commercio, che quelli sono ben al di sopra dei 9 euro. Ci sono contratti che sono a 12, 13, 14 certo. euro lordi. Però il tema è quelli che stanno sotto. Quelli di che sono sotto, noi dobbiamo guardare in faccia alla realtà, scendere nella società tra i cittadini e capire che ci sono dei sindacati che si creano ad hoc e fanno concorrenza sleale ai sindacati nazionali, e questi sindacati pirata firmano dei contratti nazionali con degli imprenditori a 5, 4, 6 euro lordi all'ora. Quindi noi cosa dobbiamo fare? Perché serve il legislatore e non possiamo lasciare tutto ai sindacati? Perché il legislatore deve stabilire regole, che tu puoi fare anche un sindacato a tavolino, ma devi sapere che non puoi firmare con un imprenditore un contratto a 5 euro lordi all'ora. Cioè devi sapere che ci sono delle regole. Quindi noi cosa stiamo dicendo? Che i sindacati devono fare il loro lavoro, ma le regole le stabilisce il legislatore. Quindi se tu in Italia crei un sindacato nuovo e pensi di sederti a tavola con un'associazione di imprenditori, magari il settore dei vigilanti, no, questi abbiamo visto anche gli scandali che sono usciti, e a tavolino fare un contratto nazionale, che sulla carta è un contratto nazionale, ma è 6 euro lordi all'ora, questa cosa devi sapere che in Italia non la puoi più fare, perché c'è un salario minimo che ti dice che anche se fai un sindacato sotto i 9 euro non puoi scendere. E le dico una cosa, tutti pensano che il salario minimo sia solo a vantaggio dei lavoratori, ma io le garantisco che sul salario minimo io, da imprenditore, fino al 2018 facevo l'imprenditore, ricevo tantissime chiamate da imprenditori certo. onesti che applicano contratti nazionali come metalmeccanico, commercio, turismo, e che mi dicono: se fate il salario minimo ci togliete tutti questi imprenditori che ci fanno concorrenza sleale, perché hanno dei costi talmente bassi del personale, e se un imprenditore applica un contratto nazionale metalmeccanico, commercio, non riesce a competere. Quindi il salario minimo aiuterà soprattutto le imprese, perché chiaro. Gli toglieremo la concorrenza sleale. Opporsi alla battaglia delle opposizioni sul salario minimo non era proficuo, quindi ha cambiato idea per questo. Per cui diciamo, le condizioni apparentemente ci sono, sì. Però siccome nel frattempo quando riprenderà ha visto questo... un sondaggio la Meloni, perciò ha cambiato idea, sì, certo. perché in un primo momento, se posso non la voglio interrompere, però è interessante dire questa cosa ai cittadini, in un primo momento la Meloni voleva votare contro questa legge, no, quindi certo, avevano fatto in commissione un emendamento soppressivo per poi portarla in aula e eliminarla. Hanno visto un sondaggio vedendo che il 70% degli italiani certo, vuole un salario minimo, no, e hanno cambiato idea. Il problema non è 70%, però hanno cambiato idea in 24 ore. Il tema vero è quello. Ma in 24 ore ha cambiato idea. Questa cosa le fa capire. La domanda è: sono una banca nel mare. In Sicilia, Union Camere dice 80.000 posti di lavoro. 79.000 per la precisione. Sono Francesco, qui il tema è anche questo, appunto il lavoro. E qui c'è Donatella che ha seguito il dibattito in studio. Sentiamo e che invece cosa dice. Era in disaccordo con quello che stava ascoltando. Assolutamente, ma dove sono questi posti di lavoro a Palermo? Venite voi e trovateceli. Cioè, se neanche i giovani riescono a trovare un posto di lavoro, come pretendete che noi a 55 anni, 58 anni riusciamo a inserirci nel mondo del lavoro in una realtà come Palermo? Voi fate chiacchiere, qua il popolo palermitano, il popolo siciliano ha fame. Noi cosa facciamo ad agosto che non avremo più niente e dobbiamo andare a dormire in mezzo alla strada? Noi non ci fermeremo, questo governo se ne deve andare a casa. Allora, sa qual è la cosa
cosa più grande. Sa qual è la cosa più grande? La sceneggiata, posso dire. Ancora, ma lei come si permette? Una sceneggiata, persone che non riescono a mettere il piatto a tavola. Non lo so. No, guardi, lei non si deve permettere di dire sceneggiata. E le dico anche un'altra cosa. No, no, perché queste persone qui sono in difficoltà. No, queste persone sono in difficoltà. Sceneggiate a persone che non riescono a mettere il piatto a tavola. In questo studio. In mia presenza io non le voglio sentire questa cosa, perché se mi alzo e me ne vado. Posso alzare e andarmene se lei dice a persone che non possono mettere il piatto a tavola, è una sceneggiata. No, non si deve permettere. Parli con me. La cosa più grave è che mentre il paese soffre, sì, mentre i mutui si sono raddoppiati, mentre abbiamo tutti gli alimenti che sono aumentati con un incremento del 30-40%, la priorità di questa maggioranza, sa qual è stata? Quella di presentare un emendamento a firma Lupi per aumentare gli stipendi ai deputati di 500 euro a mese. Quindi per il salario minimo rinviamo a ottobre. Per queste persone in strada diciamo che sono sceneggiate, e questa maggioranza pensa a dare 500 euro in più ai parlamentari. È vergognoso, la Meloni vive fuori dal mondo, si dovrebbero solo vergognare. Guardi, il Movimento 5 Stelle. Movimento 5 Stelle, ricordo, dal 2013 che ha presentato in Parlamento proposte per introdurre un salario minimo, quindi diciamo, accusare noi di essere quelli che non hanno mai proposto questo, insomma, vuol dire non conoscere la storia e i fatti. Durante i governi Conte, quando il Movimento 5 Stelle era in maggioranza, capite bene che non c'era evidentemente il supporto delle altre forze politiche per poter approvare questa misura. È stata ferma, ricordo, nella passata legislatura per mesi la nostra proposta a prima firma Nunzia Catalfo, purtroppo però le altre forze politiche... Quindi fermata prima da Salvini, poi dal PD. Ricordo che Salvini, per esempio, la Lega aveva nel suo programma elettorale del 2018 il salario minimo, poi diciamo, sappiamo i leghisti che cambiano idea a seconda del vento, un po' anche come credo Fratelli d'Italia e la Premier Meloni, che fino a qualche settimana fa erano assolutamente contrari al salario minimo e solamente a parlarne insomma scappavano da questa discussione. Poi però che cosa è successo? È venuto fuori un sondaggio dove si dice che tre italiani su quattro sono favorevoli all'introduzione di un salario minimo. Ecco qui che escono diciamo, queste aperture sui giornali da parte della Premier Meloni, però anziché, ecco perché noi crediamo appunto che non sia una proposta credibile da parte del governo, anziché arrivare in commissione lavoro con una proposta della maggioranza, siccome non hanno la minima idea di ciò che vogliono fare, preferiscono rimandare a settembre, a ottobre. Quindi preferiscono andare in ferie piuttosto che affrontare un tema come questo, dove ci sono 4 milioni di lavoratori poveri che attendono risposte. Questo governo fugge dalle responsabilità. Allora, continuano a dire, diciamo, ad alimentare la disinformazione dicendo che il salario minimo potrebbe provocare un abbassamento dei salari. Allora dovrebbero, io credo che si tratti un po' anche di ignoranza, perché a livello europeo in 21 paesi su 27 esiste il salario minimo. In nessuno di questi paesi europei, se no mi citi i dati adesso Mollicone, è successo che i salari si sono abbassati, anzi è successo il contrario, sono aumentati i salari, è aumentato il PIL, è aumentata la contrattazione sociale, quindi attenzione. Faccio l'esempio della Germania, giusto, diciamo, per citare un esempio che molto spesso viene preso a modello. La disoccupazione si è abbassata dal 2009, quindi in Germania il salario minimo è stato introdotto a 8,50 euro, ad oggi è a 12 euro. Addirittura si sta dialogando con i sindacati, con le associazioni di categoria, eccetera, per aumentare ancora di più questo salario a 12,40 euro. Che cosa è successo in Germania? Da quando esiste il salario minimo è aumentata l'occupazione, è aumentato il prodotto interno lordo e sono aumentati i salari. Ecco, noi dovremmo prendere a modello questo. Noi diciamo che al di sotto nessuno vuole indebolire la contrattazione collettiva, anzi la vogliamo rafforzare, però diciamo che al di sotto di una certa soglia non si può andare. È inaccettabile che oggi ci siano contratti anche diciamo sottoscritti grazie alla contrattazione collettiva che sono di 5, 6, 7 euro lordi l'ora. Non si può vivere con meno di 1000 euro al mese, altrimenti insomma dovrebbero spiegarci perché
appunto si sono posti questo tema. Io credo che abbiano cambiato idea, ecco perché non credo all'apertura della Meloni. Hanno cambiato idea una volta usciti fuori questi sondaggi che dicono che 3 italiani su 4, perché purtroppo loro sì fanno la propaganda, perché in campagna elettorale non dicevamo Non torniamo indietro, la propaganda non è voler aiutare le persone, ma la propaganda è dire facciamo il blocco navale e oggi abbiamo gli sbarchi a 90.000. Stiamo tornando indietro sulla campagna Donno. Sull'Ucraina è chiaro ormai che la Meloni, altro che autorità, autorevolezza a livello internazionale, ormai si fa dettare la linea da Washington e dagli americani, avendo totalmente seppellito quel sovranismo del quale tanto si facevano forti. Ormai sono diventati sovranisti da salotto, anzi da operetta direi. Vabbè, però aggiungo io, chiudendo come cappello la discussione, era anche nel programma con cui si è presentata alle elezioni. Che cosa? Fare i servi di Washington? Ringrazio, Questo è ciò in cui crediamo. Questo è ciò che siamo.